Prosegue la rivoluzione verde anche nel mondo delle due ruote. Questo è l'ultimo arrivato, è uno scooter della Oxygen, azienda di Padova, leader del settore dal 2000, e si chiama Cargo Scooter XR. Trovate la prova completa su Motociclismo di settembre, ma possiamo già darvi alcune anticipazioni. Intanto partiamo dal prezzo, siamo intorno ai 7.000 euro, poi ovviamente la cifra scende con gli ecoincentivi statali. Ma veniamo alle questioni tecniche. Lo scooter ha tre batterie agli ioni di litio, per cui ovviamente non va a benzina, ma con una ricarica di circa 5 ore consente di percorrere tra i 70 e gli 80 km, per cui una buona autonomia soprattutto per l'uso cittadino. Quanto al peso, è all'incirca una ventina di chili al di sopra di uno scooter della stessa categoria. Oxygen lo equipara a un 125 con motore termico. Effettivamente le prestazioni, soprattutto in accelerazione e ripresa, sono molto buone, anche se in velocità di punta abbiamo riscontrato ancora un certo gap rispetto agli scooter ottavo di litro. Per guidarlo è molto semplice, ossia è come uno scooter normalissimo, tradizionale. C'è la leva del freno posteriore al manubrio sinistro e la leva del freno anteriore al manubrio destro. È sufficiente ruotare l'accensione, tenere premuto la leva del freno e poi si può avviare lo scooter in maniera molto molto semplice. Sembra spento, ma poi basta ruotare la manopola del gas e si parte subito con tutta la coppia a disposizione. Il freno motore, quando si rilascia il gas, è superiore rispetto a uno scooter tradizionale, ma questo non pregiudica le caratteristiche di guida. Infatti, Oxygen è molto molto maneggevole nel traffico e non è un caso che, per esempio, in Svizzera gli uffici postali ne abbiano già ordinati ben 1.500 esemplari per muoversi in città con la massima velocità. Parlavamo di rivoluzione verde, infatti Oxygen va ad affiancarsi ad altri scooter e altre moto motorizzate elettricamente. Ci sono la Zero Motorcycle di San Francisco, americana, la Peugeot con lo scooter EV-Vacity e Yamaha con l'EC03. Questi due ultimi scooter sono decisamente più economici rispetto all'Oxygen e ovviamente offrono anche delle prestazioni inferiori. Lo Yamaha, l'EC03, ha una batteria che dura 8 anni con 900 cicli di ricarica, contrariamente ai 2000 cicli di ricarica sopportati invece dall'Oxygen, e un tempo di ricarica superiore. Ci vogliono dalle 7 alle 8 ore circa per portare a completa ricarica la batteria. L'autonomia non è sui 70-80 km, ma all'incirca una quarantina di chilometri e anche le prestazioni sono allineate. Si parla di 40-50 km orari come velocità di punta. Dai 1.500 scooter elettrici delle poste svizzere il passo è breve e si arriva addirittura fino al moto mondiale. Abbiamo assistito a Laguna Seca a una gara di contorno con l'autore della pole position che ha girato addirittura più veloce di noi durante la nostra comparativa delle supersportive. Segno che queste moto hanno grandissime potenzialità e stanno progredendo alla velocità della luce. Certo, rimangono alcuni difetti come il tempo di ricarica abbastanza prolungato, l'autonomia non ancora ottimale e le prestazioni che non sono al livello dei motori a scoppio. Di sicuro nel mio box in futuro ci sarà una macchina elettrica. Molto probabilmente ci sarà anche uno scooter elettrico, ma una moto elettrica quella assolutamente no. Quando dovesse arrivare fra 10, 20 o 30 anni, il giorno in cui in tutti i concessionari ci saranno solo moto elettriche, beh, spero che quel giorno avrò già cambiato mestiere.